momento di festa e di gioia quello che la sera del 30 dicembre scorso ha vissuto la comunità ecclesiale di Monteroni di Lecce, ma anche di sano e santo orgoglio. L'inaugurazione del ristrutturato oratorio San Giovanni Bosco vuole ricordare a tutti che la comunità cristiana non ha gettato la spugna, non si è arresa di fronte alle difficoltà, non solo economiche, ma neanche quelle derivate dalla pandemia in corso. Non ha perso l'entusiasmo per la formazione dei ragazzi e dei giovani, non si è scoraggiata di fronte alle difficoltà di qualunque sorta. Ecco dunque l'oratorio quale segno di novità e di una volontà di decisa ripresa. Beh, l'oratorio, come la scuola, è un luogo molto importante per la formazione dei ragazzi, rappresenta appunto il primo approccio che i ragazzi vivono capendo il senso di comunità, di condivisione, di confrontarsi uno con l'altro, di gioco di squadra. Per questo è un grande importante traguardo che si è raggiunto e questo lo dobbiamo appunto grazie al nostro parroco Don Giuseppe, che si è impegnato a portare a termine questo importante traguardo dando finalmente vita ad un luogo chiuso da tanto tempo. Per me personalmente è un sogno che diventa realtà, perché io sono cresciuto qui, io sono nato a 50 metri dall'oratorio, via Cavour 63, e ricordavo che da piccolo mia madre mi accompagnava all'età di 3 anni alle 8 di mattina e mi riprendeva, siccome c'era una manifattura di tabacco, quando usciva dalla manifattura veniva a prendermi. Per me non è fatica, è un motivo di orgoglio insieme con la comunità parrocchiale, ma insieme anche con le altre comunità e con l'intera amministrazione, perché avere a disposizione tanto ben di Dio e tenerlo chiuso è davvero una cosa che non si poteva sopportare. E allora io credo che qui mi auguro diventi un centro pastorale di tutte le attività, non soltanto delle parrocchie, ma l'invito che voglio fare ai parroci questa sera è che perché veramente diventi polifunzionale per tutti i bisogni, sia delle comunità parrocchiali e sia per il bene della città. E mi auguro che questo abbiamo fatto, c'è l'ambiente, lo abbiamo risanato, lo abbiamo rinfrescato, adesso bisogna riempirlo e da solo un parroco non ce la fa. Bisogna stringerci per essere veramente punto di riferimento, invitare famiglie e giovani perché qui crescano, seguendo quel modello di Don Bosco che chi ha dato lustro nel 1954 creando l'oratorio per le nuove generazioni, su quel modello possiamo oggi lavorare, come diceva il cardinale, motivo di incontro, di dialogo con tutte le realtà che passeranno da questo oratorio. Durante la cerimonia di inaugurazione è stato più volte ribadito che grazie all'attività oratoriale ancora oggi ci sono persone disposte ad offrirsi in prima persona per un ascolto e un confronto, siano essi educatori che genitori e sacerdoti, che testimoniano la gioia del Vangelo e rassicurano che quello che il Vangelo propone corrisponde in pieno a ciò che gli uomini desiderano nel profondo del loro cuore. Perché educare i ragazzi, offrire spazio ai giovani, agli adolescenti e soprattutto nello sport, questi campi ottenuti in pieno centro abitato facilitano ancora di più, quindi, ed è una funzione in cui le parrocchie si stanno esercitando, allenando e dando proprio, aprendo al pubblico, aprendo alla comunità, diciamo i termini generici, alla comunità proprio, le strutture che possono servire ad amalgamare di più i giovani. I ricordi sono tanti, tuttavia c'è anche la constatazione del vedere una realtà che si rinnova, che cresce nuovamente, anche attraverso fasi differenti. Era nata come realtà di raccolta di ragazzi, anche un po' di giovani con lo sport, in fondamento il basket monteronese in qualche maniera è nato qua e poi ha raggiunto altre mete. E adesso nell'ambito dell'educazione in un senso più ampio viene rinnovata. Questo è un servizio che la Chiesa diocesana rende alla comunità civile, è il segno di questa simbiosi, di questa collaborazione. Mi auguro sia un modello di collaborazione. Noi abbiamo oggi una parola
eccellenza che nella Chiesa italiana si rinnova, si ripete tanto, la parola sinodalità. Sinodalità significa fondamentalmente incontro, convergenza, soprattutto poi armonia del cuore e unificazione negli intenti, ed è questo che noi auspichiamo, questa unione anche nella collaborazione della società, e la Chiesa rende un servizio, è questo che auspico di cuore. Da tutti i presenti alla cerimonia di inaugurazione è stata sottolineata l'importanza dell'oratorio come punto di contatto prezioso per il mondo giovanile, che non può vivere in solitudine o lasciarsi vivere, né tantomeno essere facilmente sedotto da chi propone avventure devianti, tanto facili e comuni nella nostra società. L'oratorio è uno spazio aperto per tutta la comunità cittadina ed ecclesiale, acquistando così un valore prezioso, perché tutti si sentono invitati, accolti, stimati come figli preziosi al cuore di Dio Padre e tutti fratelli nostri. È stato chiesto all'inizio di questo anno pastorale di essere artigiani di comunità, e questo hanno fatto e realizzato le nostre comunità parrocchiali. Allora all'augurio dell'arcivescovo è corrisposto un augurio da parte dei ragazzi, proprio perché tutti i messaggi che noi lanciamo arrivano e giungono al cuore dei ragazzi, i quali rispondono. Poi ci sarà una piccola sorpresa, perché consegneremo questa mattina all'arcivescovo una calza della Befana piena di tanti dolci, ma poi diremo all'arcivescovo, lui ancora non lo sa, che non li dovrà mangiare lui, ma si farà portavoce tramite per gli ospiti della Casa della Carità, perché è bello che i nostri ragazzi siano già con questo sguardo, con questo orizzonte, attenti ai più bisognosi. È stato questo il senso dell'incontro, vissuto in pieno clima natalizio, che alla vigilia dell'Epifania del Signore si è tenuto nel Salone dell'Episcopio di Lecce, alla presenza dell'Arcivescovo Michele Seccia, del Vicario Generale Monsignor Luigi Manca, del Vicario per la Pastorale Organica Don Damiano Madaro, dello stesso Don Stefano Spedicato, direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano, di sacerdoti, catechisti, bambini e ragazzi, tutti artigiani di comunità. È stata l'occasione, da parte delle comunità catechistiche parrocchiali, per ricambiare gli auguri inviati dall'Arcivescovo attraverso un video messaggio prima di Natale. Di qui la proiezione dei video augurali delle diverse parrocchie, con canti e narrazioni e tanta simpatia e affetto, ma anche un'opportunità speciale per presentare alcuni progetti sperimentali in ambito catechistico. L'obiettivo è quello di passare dall'indottrinamento alla condivisione per una catechesi che, coinvolgendosi e coinvolgendo, si pone in ascolto dell'esperienza di vita e dà vita, ponendo la dimensione formativa, umana e spirituale come indispensabile per ogni annuncio catechetico. L'esigenza di una formazione permanente attraversa così la narrazione, che rappresenta il linguaggio della fede generativo e sorgivo per tutti. Ogni espressione o formulazione rituale, dottrinale, argomentativa, esistenziale della fede nasce sempre dalla memoria di un evento e dal suo rinnovato e ininterrotto racconto. Siamo nel primo anno di cammino sinodale, quello della narrazione. E come dice il Vescovo, dobbiamo passare dal c'era una volta al c'è oggi. Diciamo che la formazione dei catechisti è un punto focale nell'ambito della catechesi, perché non ci si può più improvvisare catechisti, ma occorre partire dai testi del Magistero e della Parola di Dio per approfondire la propria esperienza di fede e per poterla trasmettere. Proponiamo un progetto di formazione per catechisti che miri proprio alla narrazione, cioè ad una metodologia partecipativa che parte dalla lettura e dall'analisi di alcuni casi per approfondire quelle che sono le realtà della parrocchia e per proporre dei percorsi e dei progetti formativi permanenti. L'incontro si è concluso con la consegna di una calza della Befana da parte dei bambini all'arcivescovo, con una destinazione ben precisa:
i poveri che ogni giorno si rendono presenza di Dio alla Casa della Carità di Lecce. Le conclusioni di Monsignor Seccia. È bello incontrarsi, e visto che non vanno a scuola, non basta solo i catechisti, ma anche i ragazzi. Così hanno un incontro con il Vescovo, conoscono la faccia del Vescovo e soprattutto pregano insieme con il Vescovo, perché noi ci affidiamo sempre alla preghiera dei bambini, che è più gradita al Signore e soprattutto è accettata alla sua presenza, e ottiene forse quei risultati che noi adulti sgamati come siamo, no? Forse esitiamo anche a fare. Sentiamoci uniti nella preghiera e soprattutto nella celebrazione eucaristica domenicale. Se poi in questi giorni di festa abbiamo un po' di tempo, la sera, dedichiamola anche al Signore. Ma la mia domanda è sempre la stessa. Abbiamo trovato la gioia di fare Natale in casa, in famiglia, di attendere anche il nuovo anno in famiglia? Riscopriamo il calore della vita familiare, della vita domestica, perché le cose più belle il Gesù le ha fatte a tavola. Fatelo anche voi. Auguri. Cavallino chiude oggi il suo anno giubilare, a 800 anni dalla morte del suo santo protettore, San Domenico di Guzman. Era di media statura ed esile di corpo. Aveva un bel viso e una carnagione rosea. I capelli e la barba tendevano al rosso, gli occhi erano belli. Dalla sua fronte e tra le ciglia irradiava come uno splendore che a tutti ispirava rispetto e simpatia. Rimaneva sempre sereno e sorridente, tranne quando era addolorato per qualche angustia del prossimo. Quella che abbiamo ascoltato è la descrizione che di San Domenico fa una sua figlia spirituale. San Domenico nasce in Castiglia, in Spagna, nel 1170 e morirà poi a Bologna nel 1220. Lui è un uomo molto essenziale, di profonda cultura, ed è quello che lui darà ai suoi frati predicatori che fonderà a Tolosa. Caratteristica di questi frati sarà proprio lo studio molto intenso, il vivere di elemosina in base a quello che la gente dava loro, e poi di essere predicatori itineranti in giro per il mondo a predicare la verità. I domenicani arriveranno a Lecce nel 1220, San Domenico era ancora vivo, e si fermeranno in due monasteri, uno nel centro storico, in quello che oggi è l'Accademia delle Belle Arti con l'annessa Basilica del Rosario, e un altro convento, come succedeva per tutti, fuori le mura, sulla via per San Pietro il Lama, in quella che oggi è la sede della Fondazione Memmo. A Cavallino invece arriveranno chiamati quasi quattro secoli più tardi. La presenza dei domenicani a Cavallino risale al 1627, ossia quando giunge in paese Beatrice Coviva d'Aragona, sposa del marchese Francesco Castromediano. Loro furono i primi marchesi di Cavallino e con loro Cavallino passò da baronia a marchesato. Con l'arrivo di Beatrice, donna devotissima, donna pia e devota, e soprattutto devota del santo di Guzman, portò il culto di San Domenico a Cavallino e volle, tra le tante opere, la realizzazione di un convento domenicano, un convento dei padri domenicani, cosa che costruzione che avvenne quasi subito, e nel giro di 7 anni si realizzò questa fabbrica con annessa poi la chiesa, la cui costruzione però avvenne negli anni successivi. Beatrice portò quindi a Cavallino, forte di questa devozione verso San Domenico, una comunità di frati, circa 10 frati, e questo numero è rimasto tale sino al 1808.
La presenza domenicana a Cavallino infatti si ferma a quell'anno, cioè l'anno in cui Napoleone sopprime gli ordini monastici e quindi anche il convento di Cavallino viene chiuso e lo stabile viene poi concesso in uso al comune sostanzialmente, come sede comunale. Non abbiamo fonti ufficiali che ci dicano di una forte presenza o comunque di forti segni dal punto di vista delle opere o dal punto di vista della fede, quanto dal punto di vista artistico, perché il convento, la chiesa del convento presenta delle importanti, artisticamente importanti tele raffiguranti vita di santi domenicani, come San Raimondo di Peñafort, San Vincenzo Ferrer ed altri santi domenicani, tele che sono state restaurate non moltissimi anni fa e sono state restituite oggi all'antico splendore. La stessa chiesa dedicata ai santi Nicolò e Domenico, la chiesa annessa al convento, è un vero e proprio gioiello dell'architettura. È una delle chiese domenicane più belle su cui possa contare il Salento. È oggetto di studio, è oggetto di visite soprattutto, perché viene visitata in maniera costante, in maniera sistematica, non soltanto da salentini ma anche da turisti provenienti da fuori regione, e questo accade durante tutto l'anno. Un'altra importante presenza di San Domenico a Cavallino è data dalla statua del santo patrono che sormonta il pozzo e insiste nella piazza principale, piazza Sigismondo Castromediano. Anche il pozzo fu un'opera di Beatrice Acquaviva d'Aragona. Beatrice volle essere vicina quanto più possibile al proprio popolo, al proprio borgo, e chiese, una volta giunta a Cavallino, quale fosse la necessità primaria, la necessità principale per il borgo. E le fu detto che era quella dell'acqua potabile. E allora fece scavare questo pozzo a pochi passi dal castello, pozzo da cui poteva attingere la popolazione, l'unico pozzo tra l'altro che poteva contare su un'acqua pura, mentre gli altri avevano dell'acqua salmastra. Il pozzo fu sormontato da quattro colonne sulle quali poi fu innalzata una statua in pietra leccese di San Domenico di Guzman, che ha un atteggiamento benedicente ed è rivolto verso la via principale, quasi a dare una sorta di benvenuto al viandante, al passeggero o comunque al visitatore di Cavallino, così come la si può ammirare ancora oggi. Quello appena trascorso è stato un anno intenso per la parrocchia di Cavallino. Culmine ne è stata anche la donazione alla parrocchia di un busto di San Domenico, finora del tutto assente nella chiesa madre. Ma di certo è stato un anno che, sull'esempio del santo spagnolo, ha puntato soprattutto sulla dimensione della solidarietà. Concludiamo questa sera il giubileo di San Domenico e l'anno giubilare che è iniziato, l'apertura c'è stata il 28 gennaio del 2021, è venuto qui in mezzo a noi l'arcivescovo, come questa sera, a concludere questo tempo di grazia per la nostra comunità di Cavallino. È stato un anno ricco semplicemente di fede per quanto riguarda le celebrazioni eucaristiche, perché abbiamo vissuto dei momenti comunitari intorno, come il titolo dei Domenicani, e a tavola con San Domenico. Le celebrazioni eucaristiche, soprattutto il 24 maggio, con la traslazione delle reliquie, che è una festa importante per i Domenicani. Poi il cuore del giubileo, il 3 e il 4 agosto, preceduti dalla novena predicata da tutti i religiosi della diocesi e poi il triduo da un domenicato in Bari, Padre Santo Pagnotto. E poi il 4 agosto l'arcivescovo è venuto in mezzo a noi per celebrare appunto la grande solennità del santo patrono di Cavallino. Per quanto riguarda la carità, perché ci sono stati anche dei momenti caritatevoli che si sono caratterizzati soprattutto con il potenziamento della nostra Caritas parrocchiale, che è diventata a tutti gli effetti una casetta, non una casa, ma una casa della carità per Cavallino, nel realizzare una cucina soprattutto per quelle famiglie che la domenica non si possono permettere il pranzo. E poi abbiamo realizzato anche, ci è stata donato in modo particolare un'asciugatrice e una lavatrice per gli indumenti che ci vengono donati. E poi io dico anche intellettuale, perché in questi anni c'è stato anche, grazie al convento che si trova accanto alla chiesetta di San Nicolò e Domenico, e l'Università del Salento, abbiamo collaborato con loro, e poi tra l'altro anche con il lavoro di un progetto per quanto riguarda i ragazzi delle quinte e delle seconde medie di Cavallino, dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, che hanno realizzato un progetto territoriale sulla figura di San Domenico, con delle visite guidate, con dei momenti veramente culturali, intellettuali importanti.
veramente un anno di fraternità e di missione, fondamentalmente intorno alla tavola di San Domenico, conoscendo realmente che il Santo Patrono ci aiuta veramente a scoprire dei valori che tante volte noi forse non ci rendiamo conto, ma soprattutto attraverso il dono della fraternità e anche della testimonianza. E questa sera concludiamo. Anche l'amministrazione comunale è stata accanto alla parrocchia, facendosi garante di quel legame che San Domenico voleva tra formazione, predicazione e università. E questo è stato possibile anche a Cavallino. Siamo soddisfatti di questo anno giubilare che è stato importante per la città di Cavallino e devo dire grazie anche alla parrocchia Maria Santissima Assunta guidata dal nostro parroco Don Alberto. C'è stata perfetta sinergia su tutto e molto importante è stato anche il coinvolgimento dei ragazzi del nostro Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci che hanno lavorato molto sulla conoscenza e sull'approfondimento della figura di San Domenico di Guzman. Il legame che Cavallino ha con San Domenico di Guzman, con questo santo predicatore, risale a 4 secoli fa, è un legame profondo che è cresciuto nel corso degli anni e testimonianze di questo legame li abbiamo e sono anche questa del convento dei padri domenicani che per lungo tempo ha ospitato proprio i frati domenicani e che oggi grazie ad un accordo con l'Università del Salento che è qui presente già da diversi anni e grazie anche al direttore del generale dell'ASL Rodolfo Rollo oggi è sede del distretto biomedicale e quindi un punto di riferimento importante per la medicina, per la facoltà di medicina e per la facoltà anche di ingegneria biomedica. E io spero e mi auguro che questo anno abbia lasciato in tutti i cavallinesi anno giubilare tracce importanti di vera fede, di amore che poi lo ritroviamo nella vita e negli insegnamenti di San Domenico. 800 anni dalla morte di San Domenico di Guzman, il santo che predicava in un periodo di forti tensioni ed eresie. Ma quale può essere oggi la sua eredità? È un appuntamento importante per Cavallino, per questa parrocchia, perché non solo ricorda quest'anno la chiusura appunto dell'anno centenario di San Domenico, che celebramo anche l'anno scorso all'inizio, ma anche per riprendere tutto il cammino sinodale al quale il Papa ci ha invitato e per consolidare l'impegno nell'attività pastorale, nella missione, nell'apertura missionaria, insomma tutto ciò che deve caratterizzare la nostra esperienza di fede. Senza dimenticare che la dimensione sinodale che stiamo vivendo deve aiutarci ad aprire ancora di più nella prospettiva missionaria e di evangelizzazione tutta la comunità della diocesi.